Possibile, esclamai. Possibile che nella vita non vi sia nessuna certezza, nessuna sicurezza? E io che per anni ho sacrificato tutto per costruirmi una vita stabile e sicura? Eh sì, caro X, questo è l'errore più comune degli uomini infelici. Vogliono sicurezze, vogliono rendere tutto prevedibile, tutto programmato, tutto tranquillo. Non vogliono avere problemi. Mentre farebbero bene a imparare a vivere felici nell'insicurezza, nell'imprevedibilità, nei problemi. Ti ho letto questo pezzo perché questo è un mio petalo. Ho registrato il video sul Focus Flower e subito dopo ho avuto questo petalo. Ho trovato un libro che l'ho riconosciuto subito dalla copertina. È un libro che avevo quando ero adolescente. Io adoro i libri e mi ricordo i primi libri che mi sono comprata da sola. Li amo, che ne so, conosco le copertine. Tra l'altro, aprendo il libro, l'ho preso, è un book crossing. E aprendo sulla copertina c'è il nome di una persona che conosco. C'è il nome, solo l'iniziale dopo del cognome, però riconosco la scrittura. Ho pensato, forse io ho dato il libro a quella persona e quella persona poi l'ha portata a un book crossing e poi il libro ha girato. Queste sono quelle cose un po' così particolari, che sono petre, non succede sempre in questo modo. Poi l'ho aperto, quando l'ho trovato, ho detto no, lo riprendo. L'ho aperto a caso e c'era questo pezzo che c'entrava molto con il titolo del mio Focus Flower, quindi di non preoccuparsi così tanto, no? Di semplicemente. Allora, parlando di genitori alieni, sembra che se ci siano dei problemi, se che se ci si. Oh mamma mia, se ci sono dei problemi, per esempio, se non riesci a parlare tranquillamente, che è colpa tua, che c'è qualcosa che non va. Invece è così, semplicemente nella vita ci si impappera, semplicemente nella vita fai tante cose bene e qualcuna non la fai ancora bene, la devi ancora imparare, così è. E quindi si può essere felici anche se non si è perfetti, questa è la novità, non che io sia mai stata perfetta, però hai quell'obiettivo, forse, non mi ricordo più, però forse mi sono sentita sempre di non essere, o di dover appunto dimostrare. E in questo periodo in cui sono stata sola, ripensando anche alla ragazza che è stata male questa domenica, che è stata tanto triste perché non ha nessuno, ci ho riflettuto molto su questa cosa, no? Che non sei abbastanza, perché non hai nessuno? Perché nessuno ti vuole, questa è la sensazione. E nessuno ti vuole perché non, in qualche modo non vai bene, in qualche modo non sei abbastanza. Io riconosco questa cosa, no? Che di non essere adeguata, sei adeguata, non so. Nella tua famiglia, se ci ripensi, tutti bene o male andavano bene, i genitori erano, sapevano come si vive, erano perfetti, e poi tu non riuscivi mai a stare al passo. Queste sono cose che si imprimono bene nel subconscio e poi per questo va cambiato, per questo adesso sappiamo la tecnica dei 108 desideri, sappiamo la tecnica del Focus Flower. E è così, tutto aiuta e soprattutto si mantiene il focus sull'obiettivo. E pian pianino si esce da quella che. C'è stato un commento, mi ricorderò di chi? Perché non mi ricordo il nome. Qualcuno ha commentato, ma io posso forse Guido, io posso raggiungere le cose che, appunto, le cose positive per me anche senza chiedere, perché se io mi fido che l'universo mi porterà solo il bene, solo quello che è autenticamente mio, quindi mi abbandono e la fede fa ricevere quelle cose, sì, assolutamente. È che siamo sempre sul discorso del subconscio. Tu ti aspetti questo perché hai fede nell'universo. Per esempio, una persona della nostra parte del disequilibrio potrebbe pensare qualcosa di questo tipo. Io mi immagino, sai, in teoria, quando vive da sola in un bosco, isolata, in mezzo alla natura, dove lei si prende cura della natura e la natura si prende cura di lei perché ci sono i frutti e perché c'è l'acqua. In questo caso, appena subentra un'altra persona, ecco che scattano i meccanismi del subconscio e quindi lì non si aspetta,
di avere solo le cose positive, perché dipende se è stata brava, sì, se ha fatto tutte le cose correttamente, sì, se non si è mai impaperata, sì, se si è vestita bene, ha messo i capelli bene, tutte queste cose. Per questo io ho detto, adesso io metto nel centro del Focus Flower, ma anche nei 108 desideri, io metto solo i desideri che emergono fuori dalla realtà o quelli autentici che mi prendono, vedo qualcosa e sento un'emozione o mi fanno sorridere. Perché ci possono essere dei desideri che sono appunto, fanno parte dell'ego, che sono desideri che tu hai per finalmente riuscire ad andare bene a qualcuno, per finalmente piacere i tuoi genitori. Sai quante volte ho sognato io, cosa. No, che di diventare qualcuno importante nel mondo della musica, per esempio, di suonare il violoncello, di diventare direttrice del coro, cioè cose che sono proprio mie, solo per sognare, per immaginare che mio padre possa essere orgoglioso di me. Ma così non lo saranno mai, tu puoi diventare anche il Papa, che non saranno mai orgogliosi di te, perché non è, anzi sarà peggio, no? Perché se esci dal tuo ruolo, li metti sotto question, non si dice così, metti in dubbio, cioè metti tutto il loro mondo fatto di sicurezze, di bianco e nero, ecco che tu lo sconvolgi, perché come eri il brutto anatroccolo, adesso ti metti a vincere premi Nobel. E loro non la prenderebbero bene, penseranno che bari, cioè per salvare il loro modello di pensiero, penseranno che tu hai ipnotizzato qualcuno, che hai giocato sporco, che si sono sbagliati, insomma adesso non voglio pensare cosa pensano loro. Però a proposito dei desideri, anche Anna ha commentato sotto il video del Focus Flower, mi sembra, che infatti lei aveva tanto desiderato di avere un negozio e che poi questo negozio è arrivato tale quale lei aveva desiderato, però che poi l'esperienza è stata diversa in realtà in pratica e poi è rimasta intrappolata in quel negozio, si sentiva soffocare perché non era un suo desiderio, chissà di chi era quel desiderio, forse lei il suo desiderio era di essere amata, per esempio, ti sto facendo un esempio, e poi nel subconscio ci sono questi dati, per esempio, no? Sì, se tu sei una persona di successo, se tu avrai un negozio, se tu farai soldi, ecco che le persone capiranno che vali, ecco, e quindi sarai finalmente amata, invece tu apri il negozio, forse anche guadagni e poi non succede niente, hai solo tanto stress, stai facendo un lavoro che non ti piace, non sei mai alla luce del sole, che per te era importante, tu non lo sapevi che era importante perché nessuno ti ha mai detto che è molto importante quello che senti, poi non ti ha mai chiesto cosa senti, cosa vuoi e tutte queste cose. Per questo io adesso, avendo ovviamente sperimentato, io ho chiesto, non solo ho chiesto cose, cioè ho desiderato cose che in realtà non sono mie, quindi non c'era, sì, lo scopo di desiderarle era di ricevere quello che io pensavo ci fosse attaccato, quindi per esempio il rispetto delle altre persone o l'amore dei miei genitori o sì, il successo, no? Ecco, il successo che però alla fine, sai, se uno ti dicesse guarda avrai un grande successo, sarai solo, non ti piace, in realtà il successo noi lo abbiniamo come poi finalmente piaceremo a qualcuno. Allora non ha nessun senso, non ha nessun senso perché non è così che funziona. Tu piaci sempre al 20% delle persone, l'altro 20% si innamorano di te, poi c'è il 20% che invece a cui non piaci, il 20% che proprio non ti piace per niente, che quasi ti odiano, e poi c'è il 20% di persone indifferenti. Le proporzioni non cambiano. Quello che cambia quando tu fai il lavoro del Focus Flower, dei 108 desideri, fai pace con te stessa e cominci a conoscerti, e più si conosce qualcuno o qualcosa o anche un ambiente, più quell'ambiente, quella persona, quella cosa ci piace, così siamo fatti di solito, e allora più ti piacerai, più ti conosci, più ti piacerai, più ti conosci, più ti avvicini all'autenticità, dai via quello che non era autentico, che era solo un condizionamento, e quindi ti scopri, più ti scopri, più sai chi sei, quindi più ti conosci, quindi più ti ami, e così diventa un circolo virtuoso in cui si sta sempre meglio. E perché lo sto dicendo? Perché quando tu raggiungi, allora, al di là degli obiettivi raggiunti, quando tu raggiungi appunto il centro dell'equilibrio dove dai ugual peso a te e agli altri, quindi c'è equilibrio e quindi ami te tanto quanto ami gli altri, quindi ami tutti e quello è l'amore vero quando ami tutti, perché se ami troppo gli altri e poco te stessa, quello non è amore, perché l'amore vero è qualcosa che tu hai dentro ed equamente si
si riversa su tutti, no? Si dice questa cosa, no? La donna che ama tanto gli altri, ma quello non è amore vero perché altrimenti se fosse amore vero incondizionato, tu non metti una condizione, appunto, come mettiamo la donna dalla nostra parte della padella o anche l'uomo, quando ama tanto l'altro e poco se stesso, vedi, già mette una condizione. Se sei fuori di me ti amo tantissimo, se sei io non ti amo così tanto. Quindi questo già è un amore condizionato, ti amo solo a condizione che sei tu, che sei fuori, che sei un'autorità. E io già mi sento meno, questo è sottomissione. Non è l'amore, l'amore è incondizionato, quindi io amo perché così mi sento e amo tutto e amo tutti, amo l'alieno, amo me e amo tutti perché così non ci posso fare niente, è così. Stavo dicendo dei desideri, non mi ricordo più, però cioè, mi sono spiegata, credo, su questa cosa che volevo invece dire una cosa che stavo dicendo, che quando tu raggiungi un tuo desiderio originale, cosa stavo dicendo? Ma mi tornerà in mente perché era importante. Ah, non mi ricordo. Perché non è importante proprio solo raggiungere il desiderio, ma non mi ricordo. Prossima volta. Eccoci, ora stavo dicendo anche la ragazza che ha detto che stava male perché non ha una famiglia, ecco, quel malessere, quella cosa che la faceva soffrire, è l'assenza di qualcosa che lei desidera tantissimo. E io poi ho incontrato, anche a me succede ovviamente di sentirmi sola, ho incontrato in questi giorni dei Boy Scout che andavano a messa. C'era questa chiesa, io ho visto che stavano camminando verso la direzione, tra l'altro ho sentito anche qualcuno dire sì, c'è la messa e poi ho visto due Boy Scout in macchina, quindi si capiva che c'era tutta la comunità Boy Scout che andava in chiesa. E io quando ero piccola, quando ero ragazza, facevo parte dei Boy Scout e ho pensato un po' a questa cosa della comunità, di quanto ero inclusa, a parte io avevo una montagna di amici quando ero giovane, quando ero piccola. E comunque c'era il gruppo della pallavolo, e il gruppo di danza, e il gruppo appunto dei Boy Scout. In ogni posto in cui tu vai, se ti piacciono quelle persone o non ti piacciono, comunque hai la scuola, fai esperienze insieme, soprattutto la scuola, in cui incontri ogni giorno le stesse persone, e se ti piacciono o se non ti piacciono, comunque in qualche modo tu li conosci bene. Se io adesso dovessi incontrare qualcuno che ha frequentato con me le scuole superiori, significa 5 anni insieme. Sì, per qualcuno, per la maggior parte delle persone 5 anni insieme, anche se quella persona non è proprio la persona che ti va a genio, però la conosci bene, la conosci meglio di tante altre persone, perché ogni giorno significa ogni giorno. E questo è importante, conoscere le persone. Ecco che è la cosa che l'alieno non fa mai, non ti conosce. E ho pensato, ma io adesso mi unirei a un gruppo scout? No. Perché erano, sai, già solo vestirmi, no, io adesso non mi sentirei a mio agio a vestirmi qualcosa che non mi va, io mi vesto come mi va. E mettermi in divisa, la camicia azzurra con il fazzoletto, come si chiama, non mi. Perché, e dopo ho pensato questa cosa, perché per far parte di un gruppo ti devi adeguare al gruppo, quindi non è che il gruppo si adegua a te, cioè non è che tu entri e tutti dicono wow, vediamo chi è entrato. Di che religione sei? Quali sono le tue abitudini? Come ti vesti? Lo possiamo vedere, però tante altre cose. Qual è la tua filosofia? No? Uno dice, guarda, io che ne so, ma qualsiasi cosa. E poi il bello è riuscire a accettarsi, no? Non è che un gruppo solo di vegani. Noi siamo la comunità vegana, ok? Noi siamo i Boy Scout. Noi siamo, credo, tutte le religioni, poi noi siamo di questa religione, invece noi siamo dell'altra religione, e poi in passato si è fatto le guerre per questa cosa qui, in passato, spero che sia passato. Invece una comunità, secondo me, che è veramente come una family, una comunità vera, è quando tu ti è simpatico a una persona e quindi la frequenti. Ma forse sto facendo troppi problemi su questa cosa qua, perché per me è un tasto problematico, come forse per tutti noi. Però ecco, la domanda è: si può trovare un gruppo in cui puoi essere tu e venire incluso, o si deve per forza adeguarsi a, non dico le regole, perché le regole di un gruppo vanno bene, però sai, adeguarsi troppo, nel senso che uno ti dice proprio come ti devi pettinare o come ti devi vestire, o appunto, no? Tante cose che invece sono espressione di te. Ecco,
La regola non è espressione di te, cioè tu hai regole personali, sì, ma quando entri in una comunità ci sono delle regole, se ti non piacciono non fai parte di quella comunità, però non c'è nessun problema a seguire le regole perché significa rispettare quella comunità. Però diciamo che le regole dovrebbero riguardare i confini, no? Si fa questo perché questo ci permette di andare insieme, cioè di procedere, di vivere in pace, ecco, appunto, no? Quindi le regole di dove non si sconfina, le regole di come si tiene pulito un posto, le regole di chi fa cosa, così si vive meglio, no? Perché la vita è regolata. Non so come devi essere tu, tutti lo facciamo, è una regola, ma non che tutti dobbiamo essere uguali, per esempio l'uniforme, a meno che l'idea non piaccia a tutti, e questo è un altro paio di maniche. Quanto ho parlato di questa cosa qua. Quindi parlando di desideri, appunto, se tu desideri una famiglia, questo è importante perché sei disposto, per esempio, io desidero far parte di un gruppo, non essere più da sola, ma essere inclusa. Ok, però no, non, a, no, non a qualsiasi, come si dice? No, no, ecco, non mi sovviene la parola. Non in qualsiasi circostanza, non in qualsiasi modo, non sotto. Ok, tu l'hai già capito, anche se io non l'ho detto perché non mi ricordo la parola. E allora a volte siamo tristi, questo volevo dire, per l'assenza di qualcosa, forse per cui, cioè che manca, forse perché, sai, l'umanità non è proprio tantissimo pronta per questo, perché forse si sta ancora formando, si formerà adesso, perché in passato effettivamente ci sono questi gruppi che se tu assomigli vai bene, e se passi di là e non assomigli, ti possono anche lapidare, non so come dire, ma anche parlando di libertà, no? Dei sessantottini. Sì, erano liberi, vivevano così, professavano la loro filosofia, però se tu eri diverso, avresti detto loro no, a me piacciono le regole, mi piace la vita ordinata, mi piace vestirmi nel tailleur, andare in ufficio e lavorare. Cioè, qualcuno può anche piacere, e loro probabilmente non non lo so, no? Però più tipico questi gruppi, no? Anche quindi gruppi che professano la libertà, se non tu non professi la libertà, non è che dicono ok, sei libero di non professarla, tutti sono liberi di fare quello che vogliono. Ecco, forse non è andata proprio così. Chiusa parentesi. Allora, perché in realtà sto registrando questo video? Soprattutto perché io nel video precedente del Focus Flower ho detto sì, se il Focus Flower è nato dai 108 desideri, significa che quei 9 desideri li metti nel Focus Flower. Io metto massimo 7 frasi al centro e più una la metto col titolo, e giustamente significa 8, quindi dove la nona frase? Ecco, in realtà, sì, in realtà io ne metto 7 o 8 in questo caso al centro e una come titolo. Questa volta ho detto 7 proprio così tranquilla perché quest'anno ho incluso, cioè nel focus flower di quest'anno, ho incluso due frasi, sì, sono riuscita a amalgamarle in uno, nel senso che proprio chiamavano. Quindi io le metto ovviamente sulla mappa dei chakra, quindi magicamente sono cadute tutte così, che stavano bene una per ogni chakra. Per ogni significato dei chakra, per il vortice del cuore, per vortice energetico del cuore, c'erano due che però stavano benissimo, si potevano amalgamare in una, quindi poi alla fine ho avuto 7 frasi e una che ho messo come titolo. Bene, mi sembra di aver detto tutto, no? Volevo dire su questa cosa di star male perché non c'è una famiglia, volevo avvisare, non è la parola giusta, questa è la settimana delle parole che non mi vengono in mente. Sì, volevo porre attenzione su questa cosa che piangere, stare molto male e anche se tu hai visualizzato, se tu hai scritto i 108 desideri e stai usando il Focus Flower, sei molto molto sintonizzata, quindi la tua frequenza sta diventando pulita verso l'obiettivo che vuoi, quindi ti stai intonando come uno strumento musicale che intoni bene tutte le corde e così gli accordi sono belli puliti. Quando tu dai il la, quindi dici ok, canteremo la canzone in questa tonalità, perché sei, e questo è chiaro, perché lo stai visualizzando, lo stai desiderando, lo stai ripetendo e quindi stai purificando appunto la tua vibrazione,
avrai le sensazioni molto più chiare su cosa va, su cosa non va, perché se tu sei tutto lì in un cervello che è un po' confuso, come in una gelatina in cui sì, sai cosa vuoi, ma poi un'altra persona ti dice che forse non va bene, che forse tu vedi che un'altra persona desidera un'altra cosa, quindi dici forse quella cosa è più utile da desiderare, quindi poi quel giorno ti sembra di voler quello, poi vedi una pubblicità e ti sembra di voler quello, e se vai così un po' a caso, non sei appunto focalizzata, non sei chiara, e quindi sì, desideri di qua, desideri di là, ma poi è tutto un mix. E quindi l'universo non ti sa dire un po' tante indicazioni precise, perché è come se tu hai un Gesù Santissimo, non si chiama direzionatore, si chiama un navigatore, navigatore che ti guida sulla strada. E tu metti un po' circa, no, gli obiettivi, la tua destinazione, che invece se tu poi cominci a fare questo lavoro, cosa significa? Che se tu poi non vai verso quell'obiettivo, ma ti sposti, prendi un'altra strada, il navigatore sarà chiarissimo. Se tu vuoi andare a Vienna, devi andare in questa direzione, e se tu hai deviato, ti ferma subito, ti dice no, non si va in quella direzione, hai sbagliato. E con lì ti ferma, o con un sintomo o una tristezza. Di solito arriva prima la tristezza, cioè prima un'emozione molto forte, negativa, e poi se tu non l'ascolti, segue il sintomo. Ma secondo me questo è un GPS anche, quindi fai attenzione, se hai cominciato già a scrivere i desideri e a praticare questa visualizzazione e poi hai una tristezza così forte, ringraziala, renditi conto che hai sbagliato strada, no? Che ti sta dicendo ricalcolo, devi ritornare in carreggiata, e quindi ritorna in carreggiata, scegli un'altra strada e vedi dove ti tranquillizzi, dove ti stai di nuovo meglio e dove ti passa la tristezza e subentra la gioia e la speranza. Questo è molto importante. Così, e se appunto, se vuoi ancora qualcosa su questi chiarimenti, perché visualizzare è molto importante, e poi sì, torneremo alla classificazione ovviamente dei soggetti patologici, perché anche questo è molto importante, avere gli occhi aperti e sapere chi abbiamo di fronte, e così poter anche gestire quel lato, perché sì, immaginare va bene, ma poi anche gestire la vita va benissimo. Cioè, nel senso che è necessario. Ti saluto, ti abbraccio, un enorme abbraccio, ti auguro un'ottima giornata e ci vediamo in un altro video.